Presidente, da giorni nelle città universitarie gli studenti fuori sede hanno ripreso la mobilitazione avviata a maggio. Stazionano accampati nelle tende davanti agli ingressi dei dipartimenti d'Ateneo e chiedono risposte. È una protesta civile, non violenta, è la determinazione di una generazione che non vuole più stare sotto ricatto e denuncia di fronte all'opinione pubblica il torto di dover sottostare alla mancanza di strumenti per poter continuare a studiare, la mancanza di residenze universitarie e politiche abitative, i costi da usura sproporzionati, insostenibili per l'affitto di una stanza o di un posto letto, ingigantiti dalla crescita fuori controllo dell'inflazione, del caro vita. In quelle tende c'è un pezzo di società, un pezzo di popolo e di futuro del nostro paese. Studiare oggi in Italia è diventato un lusso per pochi. C'è un muro, una barriera sociale che impedisce ai figli delle famiglie povere o impoverite dalla crisi di andare avanti, di coltivare il proprio talento e la propria volontà. E quelle tende che alcuni commentatori e alcuni politici irridono sono invece un pugno nello stomaco per la coscienza di tutti, perché simboleggiano la peggiore delle ingiustizie. È un paese che non investe nelle nuove generazioni, non ha futuro. L'articolo 34 della nostra Costituzione dice: i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. E mai come nella società di oggi, per realizzare il proprio progetto di vita, è indispensabile poter studiare. Eppure questo diritto è negato a migliaia di ragazze e di ragazzi, e questa è una gigantesca questione sociale, e noi continueremo a fare su questo una battaglia politica e parlamentare. Continueremo a chiedere fondi per una legge sul diritto allo studio e il welfare studentesco, fondi per costruire alloggi universitari pubblici e non solo privati, e affinché non vengano sprecate le risorse del PNRR, fondi per riutilizzare nelle città gli spazi vuoti abbandonati e per una politica sociale di sostegno agli affitti studenteschi, e regole per dire basta alla speculazione del mercato immobiliare e alle storture della pratica degli affitti turistici brevi, che oggi impedisce agli studenti e anche a tante famiglie normali di poter vivere, di poter avere una casa a prezzi accettabili. Presidente, in questi giorni sono andato alla Sapienza a portare solidarietà agli studenti e tra le tende c'era un cartello con su scritto: diritto alla casa è diritto allo studio. E c'è una grande verità in questo che ne racchiude un'altra. Per chi parte svantaggiato, il diritto allo studio significa tutto. Significa battere i muri di un destino che non deve essere già scritto. Per questo, per la politica e per il Paese, non c'è sfida più importante e più urgente di quei ragazzi in quelle tende. Grazie, Presidente.